ladri, 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 amici, in termini pratici vuol dire che qui ci vogliono tutti ammalati. Qui ci vogliono tutti morti, tutti morti. Noi abbiamo ancora dei sentimenti che il Papa fa uscire fuori con quelle parole, che sono potentissime, guardate, sono potentissime, e non c'è altra storia che ci può tenere, perché su quello noi siamo, da quello noi vogliamo partire, perché l'emozione è qualcosa che ci viene dalla storia che abbiamo fatto, nient'altro, e questa è la forza che abbiamo, e questa forza non possiamo spiegarla. Non abbiamo fatto i presidi nelle strade perché ora torniamo indietro e daremo ragione a loro, assolutamente no. Qui è o ci danno retta oppure, come dice qualcuno, tutti a casa. Ma tutti a casa, attenzione, perché noi non lo condividiamo detto così? Perché è troppo facile, provoca pure l'applauso, attenzione, anche questo. Sono due linee diverse. Questo è un governo illegittimo per quanto ci riguarda, perché sappiamo tutti che la legge elettorale ha quei difetti che ha detto la Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale nello stesso tempo ha detto che il governo è legittimo. Benissimo. Tanto per coprire qualcosa che forse non è legittimo. Benissimo, va bene. Se questo è il nostro governo, noi a questi dobbiamo chiedere le soluzioni. Ce l'hanno? Ce l'hanno le soluzioni? Quando ci dicono cosa volete, benissimo, cosa volete? L'ho spiegato poco fa a qualcuno che ci dice cosa vogliamo. Bene. Cominciamo col dire che ci sono migliaia, centinaia di migliaia di imprese che sono sul loro sbarato, sono nelle mani dei tribunali. Bloccate quello, primo, l'urgenza. Secondo, vogliamo trovare risorse. Bloccate immediatamente tutte le spese improduttive di questo paese, ce ne sono a miliardi. Miliardi che servono solo a fare le campagne elettorali. Qualcuno ci ha detto che la prima urgenza è che la fame è in giro. Benissimo, il reddito di cittadinanza va bene, ma dobbiamo trovare le risorse. E quelle potrebbero essere trovate le risorse. Quelle le potremmo trovare. Vogliamo rilanciare le aziende? Accesso al credito con le banche. Ma non diteci che c'è Basilea, perché lo sappiamo già. Perché qui il vero problema è che se poi mettiamo le partenze sul tavolo e non riusciamo a risolvere perché c'è l'Europa, perché c'è l'Europa, allora domandiamo a questi signori, ma vogliamo chiedere agli italiani se vogliono stare in Europa oppure no? Vogliamo chiedere agli italiani se vogliamo stare in Europa, perché se le soluzioni non arrivano perché siamo ingaggiati da questa Europa, allora che cosa facciamo? Aspettiamo che l'Europa ci dica di sì, allora andiamo dalla Merkel anziché andare a Montecitorio. Perché cari amici, qui siamo ingagliati da tutti i lati, abbiamo un governo che non conta nulla, questa è la verità. Abbiamo un governo che risponde agli ordini di Bruxelles. Se non ci sono le soluzioni per il suo popolo, se non le ha questo governo, che senso ha che questo governo rimanga seduto là dove è?